ripreso a pieno ritmo il lavoro del Consiglio regionale. Nell'ultima seduta, quella di martedì 17 settembre, sono state discusse e votate tantissime mozioni presentate dai consiglieri. I temi naturalmente erano diversi, spicca per l'eco che ha avuto quella approvata a larghissima maggioranza che chiede le Olimpiadi e le Paralimpiadi per la Toscana nel 2040. Tra gli argomenti in discussione anche il diritto di cittadinanza per chi compie in Italia un percorso di studi e lo Ius Scholae. La discussione accende il dibattito in aula. Parleremo anche di altro naturalmente e torneremo ascoltando anche le interviste dei consiglieri sulla informativa relativa al piano regionale forestale. Boschi e foreste sono un enorme patrimonio della regione, coprono quasi il 50% del territorio. C'è stata anche una cerimonia in ricordo del consigliere Massimiliano Piscini, scomparso prematuramente nel maggio scorso. Il suo gruppo, quello del Partito Democratico, gli ha intitolato una sala. E infine ricorderemo alcune delle manifestazioni che hanno trovato il loro spazio anche qui a Palazzo del Pegaso e che animeranno davvero questo inizio di autunno in Toscana. La notizia ha avuto una risonanza nazionale, la Toscana vuole candidarsi alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2040. Non è stata ancora scelta la sede e dovranno svolgersi in Europa. Tutti i gruppi, tranne il Movimento 5 Stelle, votano sì alla mozione che è stata presentata da Italia Viva. Si moltiplicano poi le proposte per dislocare le gare in tutta la regione. Dovrà essere il presidente Gianni, uno dei primi ad accarezzare questa idea, a portare l'istanza a Roma, al CONI e al governo. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche, è un'ambizione quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Quasi tutti votano a favore, abbiamo detto, dal PD a Fratelli d'Italia fino al gruppo misto. Credo che le Olimpiadi siano una grandissima occasione, come tutti i grandi eventi sportivi, sia per lo sviluppo infrastrutturale, per lo sviluppo ovviamente dell'impiantistica sportiva e io dico anche di crescita della cultura sportiva di un paese. Io, francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi moderne, dell'era moderna, come si dice, a cui sono più legato e che a mio modo di vedere sono un modello per il lascito che hanno dato alla città che l'ho ospitato è Barcellona 92. Una città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. Bisogna provarci. Intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato. Tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto. Le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana. E quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi. Non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscane. Per quanto mi riguarda lo vedo come un sogno e una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Nel 2040 devo decidere io oggi che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò dalla televisione, anche se fossero come potrebbe essere nella mia bella Maremma le parti diciamo di canottaggio o di surf. Restano fermamente contrari i 5 Stelle. La candidatura congiunta della Toscana e dell'Emilia Romagna fu avanzata una prima volta, tra l'altro proprio quando la città di Roma stava rinunciando alle Olimpiadi del 2024 che si sono svolte poche settimane fa a Parigi.
La sostiene con forza lo stesso Eugenio Giani, che ora fa degli esempi. Si potrebbe mettere la vela a puntala, il tiro con l'arco in una città murata, quello al volo a Montecatini, windsurf all'Argentario. Resta comunque il problema degli impianti, ma di tempo in effetti ce n'è ancora un po'. La consigliera Noferi dei 5 Stelle spiega però le ragioni del loro no. Mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture. Per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario. Sul tema interviene anche il Presidente del Consiglio regionale, che apprezza invece la scelta fatta con una maggioranza così ampia e trasversale. Portare un grande evento come questo in Italia, in Toscana, vuol dire far crescere un territorio, non soltanto nella capacità di incentivare le ragazze e i ragazzi allo sport, alla pratica sportiva, ma anche nella capacità di saper creare occasioni di crescita culturale, turistica per un territorio. Guardate quanto è quello che ha significato per tante città, Barcellona, Atene, Parigi, cambia anche l'impostazione delle nostre città. Bello sarebbe se questa Olimpiade potesse essere diffusa su tutto il territorio e potesse prevedere le iniziative, come è avvenuto a Parigi, nei grandi centri, monumenti delle nostre città. Se per le Olimpiadi c'è una condivisione quasi totale, gli schieramenti si dividono invece sulla mozione per lo Ius Scholae. È un dibattito nazionale, d'accordo, la Toscana può fare poco da sola, ma qui certamente si riflettono le tensioni e le divisioni che ci sono in Parlamento. La mozione ribadisce la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per i minori stranieri nati in Italia o arrivati in Italia con un'età inferiore ai 12 anni che abbiano compiuto un ciclo scolastico per almeno 5 anni. Qui aveva presentato questa richiesta il gruppo del Partito Democratico. Il Partito Democratico è per qualcosa di ben più incisivo dello Ius Scholae. Noi saremo per lo Ius Soli, e cioè tutti i cittadini e le cittadine nati sul territorio nazionale debbono avere la cittadinanza. Questo è un orizzonte da raggiungere, è un obiettivo da raggiungere e di là da venire. Intanto però si potrebbe procedere all'approvazione dello Ius Scholae, cioè il riconoscimento della cittadinanza che si basa sull'aver trascorso un certo numero di anni nel percorso di formazione nelle scuole italiane. Subito arriva la risposta dura di Fratelli d'Italia. Lo Ius Scholae, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo, probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico, che negli ultimi 10 anni, partecipando alla vita governativa di questo paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. A favore del riconoscimento si schiera anche il Movimento 5 Stelle, che presenta tra le altre due mozioni di cui parliamo. Una approvata da tutti i consiglieri presenti sul salario minimo in ogni contratto di appalto di opere e servizi della regione. L'altra votata invece a maggioranza sul riconoscimento dello Stato della Palestina. Oggi abbiamo finalmente approvato una mozione che prova a dare un aiuto alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese, cercando di inserire nella comunicazione istituzionale a tutti i livelli della Regione Toscana, quando questo si renderà possibile, un incentivo, un augurio al riconoscimento dello Stato di Palestina come uno dei principali passi per il raggiungimento della pace in Medio Oriente. Su questo votano sì, oltre alla maggioranza e naturalmente ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, anche quelli della Lega, che inseriscono un proprio emendamento. Si astiene il gruppo misto, votano no i consiglieri di Fratelli d'Italia. Riteniamo che non sia assolutamente sufficiente un tipo di lettura come quella del riconoscimento univoco dello Stato di Palestina, quando lo stesso non avviene per lo Stato di Israele, ma soprattutto entrambi ne necessitano, e noi di Fratelli d'Italia consideriamo entrambe le soluzioni come una parte di un più ampio
quadro di equilibrio che serve a trovare una soluzione negoziale che faccia cessare il fuoco, che liberi gli ostaggi, che metta nelle condizioni di aiutare umanitariamente Gaza. Niente da fare, è una mozione che non serve la causa della pace, serve la causa del campo largo. L'elenco delle altre mozioni approvate è molto lungo, ne citiamo alcune: per istituire una giornata della disconnessione dagli smartphone e da internet, per chiedere la detraibilità delle spese dei centri estivi, per riprendere la bonifica dei siti inquinati di massa, per coinvolgere i comuni nell'individuazione delle aree idonee alle energie rinnovabili, per rimodulare i contributi all'occupazione, per il commissariamento della ex GKN, per procedure semplificate per lo smaltimento di sfalci e potature. A maggioranza il Consiglio approva anche il bilancio consolidato del 2023. Cos'è? Quello che evidenzia i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica, cioè la regione più enti e società considerati rilevanti, comprende conto economico, stato patrimoniale, relazione sulla gestione, che a sua volta include nota integrativa, relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Una curiosità: volete sapere a quanto ammonta? Il valore della produzione è di 11 miliardi 800 milioni, aumenta di 450 milioni. Il risultato economico di esercizio è di 90 milioni. Leggiamo ancora che, ad eccezione di Sviluppo Toscana, tutti gli enti e le società hanno realizzato un risultato di esercizio positivo. Ci riserviamo di approfondire l'argomento però tra 7 giorni con i pareri di tutti i gruppi. Torniamo indietro allora di una settimana per parlare dei nostri boschi. È di oltre 1 milione di ettari, 1.086.000 per l'esattezza, la superficie boschiva della Toscana. I querceti caducifolli, cerro, roverella, coprono 414.000 ettari. Ogni zona ha le sue piante, naturalmente in base alle caratteristiche del clima. È un patrimonio grande, uno dei più grandi d'Europa, ed è logico allora che ci sia molta attenzione al nuovo piano forestale, quel documento programmatorio che realizza le politiche economiche del programma regionale di sviluppo, specificate anche nel documento di economia e finanza regionale. L'informativa della Giunta, che fa la vicepresidente Saccardi, apre un primo confronto tra i gruppi. Trova la piena condivisione del gruppo di maggioranza, il dibattito si sviluppa su alcuni specifici punti. Ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè, che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco, e per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Il confronto è lungo e costruttivo. L'intervento più critico probabilmente è quello della consigliera dei 5 Stelle. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia. Due voci del centrodestra adesso, quelle di Petrucci e Casucci. Il primo è stato anche sindaco di Abetone Cutigliano, uno dei comuni con la più grande estensione boschiva. La situazione attuale, dicono, presenta alcune criticità. C'è anche quella dell'ampliamento eccessivo della superficie boschiva. Il piano forestale regionale è un'opportunità per poter ridiscutere le politiche del bosco della Regione Toscana, anche confrontandosi in maniera, se necessario, netta con chi gestisce il demanio dello Stato. Non è proprietà privata, è proprietà pubblica, significa di tutti. L'uomo ne deve far parte, le imprese ne devono far parte, e da questo punto di vista, siccome
In questo consiglio ci sono tante sensibilità positive. Io penso che potremmo pensare a un intergruppo sulla montagna e sul bosco che possa lavorare al di là degli schieramenti nei prossimi mesi, nell'ultimo pezzo di legislatura, insieme per fare intanto un buon lavoro sul piano forestale regionale e poi pensare anche a qualche iniziativa importante per la montagna. L'imboschimento eccessivo ci preoccupa. Ci preoccupa per tutte le conseguenze che sono evidenti a tutti, l'eccessivo numero di ungulati in particolare, ma anche la questione dei predatori che ci allarma. Dobbiamo trovare il modo di diminuire la burocrazia e far sì che l'attività forestale possa di nuovo diventare un'attività remunerativa. In aula ho parlato chiaramente, sono aumentati negli ultimi anni i prezzi della vendita del legname, ma se consideriamo l'aumento dei costi delle materie prime, in realtà non c'è stato un aumento ma c'è stata una diminuzione, e un territorio toscano che per oltre la metà della sua estensione è un territorio boscato non può permetterselo. Ascoltiamo anche il presidente dell'altro gruppo di maggioranza, Italia Viva. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Qualche iniziativa che è stata presentata qui, di molte di queste abbiamo parlato già nei nostri telegiornali. Fino al 29 settembre a Buonconvento Siena c'è la 56esima edizione della Sagra della Val d'Arbia, splendido borgo medievale che propone appuntamenti di cultura, spettacoli, prodotti tipici. Questo è anche il weekend della festa della Via Medice, escursioni, visite guidate, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, street food, presentazioni e convegni, attività sportive e ricreative per famiglie e bambini. Si svolgerà alle Cascine di Tavola a Prato, luogo da cui parte lo storico cammino. Molto interessante l'ottava edizione del Festival di Pupi di Stac, che coinvolge quest'anno 15 comuni, da Impruneta, Reggiallo e Marradi fino a Scandicci, dove il 29 settembre ci sarà l'ultimo spettacolo, sempre gratuito, un festival di strada che è diventato itinerante. Vediamo poi le immagini della cerimonia della cointitolazione a Massimiliano Pescini, scomparso nel maggio scorso, della sala del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che già era in memoria di Alessia Ballini. Parla il capogruppo. Riteniamo importante che chi oggi ha il riconoscimento, ha rappresentato e rappresenta un esempio di buona politica, di dialogo, di contatto con le persone, di capacità di confronto e anche di sdrammatizzare con parole garbate quello che è il confronto e a volte lo scontro politico, debba rimanere come visibilità anche proiettato nel futuro. Parole commosse arrivano anche dal presidente del Consiglio regionale. Massimiliano è un ragazzo gentile, educato, un ragazzo amato dalla propria comunità. Massimiliano rappresenta quella che è la buona politica. In quel suo sorriso, in quel suo sguardo ci stava l'attenzione verso gli altri, senza differenze tra chi aveva un incarico istituzionale importante e un cittadino che incontrava al bar. Questa è la buona politica, l'ho ricordato anche andando nelle scuole, alle ragazze e ragazzi, c'è buona politica, Massimiliano rappresentava e rappresenta tutto questo e sono felice che il Partito Democratico abbia deciso di dedicargli, di intitolargli la saletta. Concludiamo con la mostra Dai binari della morte alle prigioni della mente, che presenta le foto di Claudio Tamburini dedicate al delicato tema della Shoah e dei manicomi. Resta aperta e visitabile fino al 28 settembre negli spazi espositivi Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso a Firenze. Noi torniamo con Regionando venerdì prossimo 27 settembre, sempre dopo il TG della sera alle 21:10, con repliche durante tutto il weekend.